Amici, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Non Solo Calcio. Come vedete, anche Non Solo Calcio è in tema natalizio, ci stiamo preparando anche noi al Natale. Io stasera faccio il padrone di casa, vi presento il mio compagno di viaggio, oppure, ovvero, il vero padrone di casa, il dottor Vincenzo Sollo. Buonasera, grazie Salvatore, grazie per le belle parole, ma siete di Stasera noi casa siamo ormai. orfani, stasera noi siamo orfani perché non È abbiamo triste. Barbara Carela, padrona di casa, però non è che lei non c'è, perché voi sapete che negli appuntamenti importanti Non Solo Calcio non può mancare. Allora, siccome oggi alla scuola di calcio Smedile, che main sponsor del programma, c'erano i dirigenti dell'Udinese Calcio, allora noi non potevamo esimerci dal mandare chi? Barbara La nostra punta di Carrere. diamante, Allora, no? se non ci credete, noi vi facciamo vedere dov'è Barbara. Ciao Barbara! Ciao. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere qui alla scuola calcio della Smedile, Udinese Academy, e siamo in compagnia proprio con il responsabile tecnico per la Campania, ovvero siamo in compagnia con Giovanni Iodice. Ciao Giovanni. Buonasera, buonasera agli amici di Non Solo Calcio. Allora, ci troviamo in questa fantastica struttura, lo ricordiamo, per la Smedile Football Club Napoli, e siete venuti un po', insomma, a visionare anche il lavoro dei ragazzi qui. Sì, siamo, come detto, in questa bella struttura presso la Ai Smedile, Campi Marasca, lo ricordiamo, ai ai Campi Campi. Marasca. Sì, siamo venuti qui per, come dico sempre ai bambini, per divertirci con loro e farli divertire più che altro, perché non bisogna mai dimenticare che il calcio è un divertimento. Quindi siamo qui per crescere noi, per far crescere anche la società, i tecnici e per visionare, come hai detto tu, tutti i ragazzi. Siamo in compagnia con un altro collaboratore tecnico del progetto Udinese Academy, ovvero Sergio Paolucci. Ciao Sergio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, com'è? Che aria si respira qui alla Smedile Calcio, ai Campi Marasca? Beh, si respira un'aria fantastica, innanzitutto frizzante perché fa un po' freddo. Siete arrivati voi dell'Udinese forse? Sì, l'abbiamo portato noi, che però veniamo da Napoli, quindi comunque voglio dire, Vabbè, siamo diciamo c'è l'impronta, insomma. l'impronta c'è, l'impronta c'è. Però si respira un'aria fantastica, c'è tanto entusiasmo, tanti ragazzi che si divertono, bravissimi tecnici, una grande organizzazione, mi sembra tutto veramente molto positivo. Sono con un piccolo campioncino, Vittorio, qui della Smedile. Ciao Vittorio. Ciao. Il tuo cognome? Lucarelli. Allora, Vittorio, come ti trovi qua alla Smedile? Bene. Ti piace stare qui? Ti diverti? Sì, mi diverto moltissimo. Quindi tu consigli agli altri di Di venire qui, sì. venire qui alla Smedile Udinese Academy. Allora, siamo in compagnia con un futuro portiere, un futuro Buffon o un futuro della corte? Com'è? Ci direi più al mister. Sì, Eh? È un po' il tuo modello, il mister della corte. è una cosa a cui ispirarsi, sì. Senti, ti trovi benissimo qui alla Smedile. Consigli agli altri portieri di venire alla scuola Sì, portiere. è una grandissima associazione, si lavora molto bene, con tranquillità, perciò consiglio a chiunque voglia venire appunto ad allenarsi per i portieri di venire, anche perché abbiamo un bravissimo mister. Allora, sono in compagnia con altri due calciatori, lo dobbiamo dire, della Smedile, due futuri calciatori, si spera in Serie A, dai, si sogna alla grande, no? Però, come dice il presidente Santos Medile e il direttore della corte, l'importante è divertirsi. Poi si pensa a questo, no, Sergio? Sì. Ricordiamo Sergio? Maida. Allora, Sergio Maida, eh? Bruno Isaia. Ok, allora iniziamo prima con Sergio. Allora, Sergio, qual è l'insegnamento più importante che ti sta dando il presidente Smedile, il direttore della corte e ovviamente gli allenatori? Allora, innanzitutto dobbiamo avere più gioco di squadra, poi Santo ci sta dicendo che ci dobbiamo divertire e non dobbiamo preoccuparci, perché anche se andiamo male tipo in campionato abbiamo più tempo Per diciamo, migliorare. migliorare, sì. Perché c'è una scuola molto bella, perché si imparano molte cose, perché io prima di venire qui non ero molto forte come sono adesso, appunto. Ovviamente non sono fortissima, però. Però tu vedi dei Sì, miglioramenti, vedo quindi è molti miglioramenti. importante, vero questa Sì. cosa?
Senti, qual è il primo consiglio che ti ha dato il mister della corsa? Di cercare sempre di attaccare la palla e di bloccarla, di non far mai prendere la palla all'avversario se viene, uscire bene con i tempi giusti, se no faccio fallo. Allora, senza fare caos, prendiamo un pallone a testa e iniziamo ad andare nello spazio facendo guidare la palla. Avete sentito che vi ha detto? Chiudiamo bene lo spazio. Questo significa... Amici Non Solo Calcio, ci troviamo sempre qui alla Smedile Football Club Napoli, Udinese Academy, e siamo in compagnia con alcuni genitori. Parliamo prima con tuo figlio centrocampista. Che ti ha detto? Si trova bene? Tu da genitore sei contento di questo progetto dell'Udinese Academy? Sì, si trova molto bene. Poi hanno formato un gruppo dei 2008 molto unito. Sono ormai 3 anni che stanno insieme con il mister Radice, che è una persona stupenda. Si divertono molto, fanno anche tornei, quindi possono anche esprimersi in quelle, insomma, nelle partite dove mettono agonismo, mettono tutto quello che poi il mister insegna durante l'allenamento. Allora, sentiamo anche il parere, no, di un altro genitore, d'accordo, in linea, insomma, con il suo amico. Sì, no, si divertono, e questa è la cosa più importante. Poi il gruppo è bello, le persone pure, quindi l'ambiente è sano, almeno. E poi soprattutto, come ci tiene il presidente Santo Smedile, tuo figlio ha il diritto di non essere un campione. Già queste aspettative fanno bene. Certo, sì, mio figlio poi viene da tutto altro sport, faceva basket, quindi nel calcio nessuno ci sperava. Allora, ma ti stai divertendo qui alla Smedile? Sì. Quindi consigli a tutti i ragazzi di venire qui? Sì. Senti, ma il mister che... Ecco, adesso ci sono i mister dell'Udinese, sono venuti a visitare. Sei emozionato? Moltissimo. Ma sono bravi questi mister? Sì. E che cosa ti insegnano? Qual è la regola fondamentale che ti stanno insegnando? Che dobbiamo riuscire a proteggere palla e dobbiamo riuscire a contrastare. Ha le idee chiare allora tuo figlio. Molto chiaro. E invece tuo nipote che ruolo ha? Ma è un trequartista, un centrocampista avanzato. Diciamo che è il ruolo pensante della squadra, quello che giostra un ma, po'. Ma sì, vi trovate bene qui, la consigliate? Ecco, qual è la cosa che vi piace di più della Smedile? Benissimo, prima mi piace molto l'impianto. Il mister è molto applicativo con i ragazzi. No, c'è un bel gruppo. Abbiamo un buon mister, abbiamo, eccolo qua. Abbiamo... I genitori, degli amici. Vi divertite, perché la regola fondamentale, come dice il direttore della corte, Cusano, e anche il presidente, la regola fondamentale è che i ragazzi si devono divertire, in giusto? In primis questa cosa, si devono prima divertire i bambini. Thank you.
my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Amici Non Solo Calcio, bentornati in studio. Avete visto Barbara Carrere alle prese con i dirigenti dell'Udinese Calcio, ma io sono qui, come di consueto, con i nostri fantastici ospiti. Ho davanti a me un bell'uomo e una bella donna, e anche il dottor Sollo, non a caso ho citato per ultimo, dottore, voglio dire. Allora, signori e signori, applausi grandi per l'attore Marco Palmieri. Buonasera Marco. Buonasera a voi. L'attrice bellissima Martina Liberti. Buonasera, grazie. Allora ragazzi, buonasera e benvenuti a Non Solo Calcio. Marco Palmieri, attore giovanissimo ma già con un curriculum strepitoso. Le ultime cose abbiamo visto in Sirene, abbiamo visto con Luca Argentero, Valentina Bellè, una fortunatissima serie di Rai 1. A teatro con i Sette Vizi Napoletani dei Fratelli Gallo. Allora Marco, raccontaci un po' qualcosa di te, vai. Allora, buonasera, che bello ritrovarsi in questo salottino, grazie per l'invito. Allora, che devo raccontare? Il teatro, le tue ultime esperienze, teatro, dove ti vedremo prossimamente? Sempre, il teatro è sempre presente nella mia vita. Insomma, ho fatto questo spettacolo con i Fratelli Gallo, con Gianfranco e Massimiliano, e c'era anche Maurizio De Giovanni, ed è stata una bellissima esperienza, perché al di là di lavorare con due nomi come loro, due icone, diciamo, e stare in scena con loro, ma è stata una bella esperienza perché è uno spettacolo che ho sentito dalla prima all'ultima replica. E io l'ho visto, tu avevi una parte proprio dove eri emozionatissimo, da solo in scena, ti hanno lasciato da solo in scena. Sì, perché facevo questi due sketch con loro nel primo atto. Nel secondo atto poi mi hanno, Gianfranco mi ha scritto questo bellissimo monologo, insomma, veramente sentito, e io tutte le sere mi emozionavo. Io ho visto una delle repliche che era una delle ultime e ti ho visto emozionatissimo. Sì, perché quando le cose le senti veramente, e non stai in scena solo per interpretare un personaggio comico, ma quando nella scrittura ci sono determinate cose, quelle cose le senti attraverso i tuoi sentimenti, poi logicamente ti emozioni e cerchi di emozionare il pubblico. E invece Martina Liberti si emoziona di più dalla vita o sul palco? Salvatore, io mi emoziono sempre. Per me... Ti emozioni o regali emozioni? Mi emoziono e provo a regalare emozioni. Il nostro lavoro è questo. Credo che non ci sia poi gioia più bella. Teatro o televisione? Il teatro è il primo amore. Il primo amore non si scorda mai. Quindi infatti sono reddice ancora di uno spettacolo. Quale? Dici? Romeo era grasso e pelato. Per la regia di Daniela Cenciotti, divido il palco con Daniela Cenciotti. Spera, tu facevi Giulietta, se Romeo era grasso e pelato. Io interpreto Giulietta e Daniela Lady Macbeth, però è un testo un po' particolare. Con un Romeo grasso e pelato. Poi ti devo pigliare produttore, voglio dire. Non grasso, ma voglio dire... Dottore, qualche domanda per Martina? Innanzitutto io ringrazio questi due grandissimi artisti proprio perché sono molto versati e poi sono delle perle del panorama napoletano. Chiedevo a Martina, per immedesimarsi in un personaggio, che lavoro fai di solito? O perlomeno qualche personaggio che ti è rimasto più dentro, di cui sei rimasta più legata, affezionata? Allora, da cosa parto? Io mi innamoro delle storie e se ci sono dei personaggi, perché ovviamente non sempre gli attori hanno la possibilità e ci fanno questo regalo di interpretare personaggi con una storia molto ricca, non sempre si è protagonisti,
le storie si devono anche un po' inventare, dobbiamo costruirle noi. E quindi mi piace partire da piccoli dettagli e poi ricamarci sopra e creare poi una gamma, ecco, di situazioni, di emozioni vissute e non vissute che ho pensato che magari possono essere vicine al personaggio, ma che magari sono mie e le faccio vivere al personaggio. E i personaggi che mi sono rimasti più impressi, vabbè, uno su tutti a teatro, che è stato quello di Erodiade, in Salome. E ovviamente io, giovane, per interpretare Erodiade avevo delle difficoltà iniziali. Un personaggio storico, un personaggio con uno spessore insomma, grandissimo. E forse proprio per questo mi sono legata tanto, per il lavoro fatto. E poi un altro che mi piace tantissimo, per un posto al sole, per 3 anni ho interpretato questa guest, Stefania Passalacqua, una napoletana verace, anche un po' volgare, un po' ninfomane, che non mi apparteneva per niente, però mi sono divertita proprio per questo a interpretarla. Infatti di solito capita che gli artisti comici nella vita sono un po' più duri e magari gli artisti drammatici nella vita sono un po' più, diciamo, aperti e, diciamo, comici, tra virgolette. Chiederei a Marco l'emozione di recitare a Napoli, di sentirti a Napoli, è un qualcosa in più rispetto a girare all'estero o all'esterno o in un'altra città o no? Allora, io non sono napoletano, però devo dire che questa città mi ha dato e mi sta dando grandi possibilità. Soprattutto con il teatro, per il teatro. Quindi, quando sono a Napoli mi emoziono molto, ma io mi emoziono sempre, cerco di emozionarmi sempre proprio per trasmetterle poi al pubblico, le mie emozioni. Ho girato un po' con diversi spettacoli, tipo con Il blu dipinto di blu, uno spettacolo molto particolare diretto da Claudio Insegno con Matilde Brandi, era forse il 2010, abbiamo girato la Basilicata, insomma siamo stati in Sicilia, ma l'importante è che nelle sale troviamo il pubblico, poi noi ci mettiamo il nostro, loro ci mettono il loro, perché poi devono essere anche predisposti e si crea quell'alchimia giusta. Quindi l'aria di Napoli influenza e ci si emoziona quanto basta. Quanto basta. E allora, noi non cambiate canale, noi ci vediamo tra poco, ma vi lasciamo con una chicca. Direttamente dal Teatro Totò, il servizio girato dal sottoscritto ai 7 vizi napoletani con i fratelli Gallo e col signore qua, Marco Palmieri e Maurizio De Giovanni. A tra poco. Amici di Non Solo Calcio, buonasera. Sapete che noi siamo un popolo di viziosi e soprattutto i napoletani, ma abbiamo scoperto recentemente che i vizi napoletani sono addirittura 7. Perché l'abbiamo scoperto? Perché ce l'hanno detto i fratelli Gallo, Gianfranco Gallo e Massimiliano Gallo. Che vuoi sapere? Dimmi. Allora, parliamo di questo spettacolo che è stato al Totò per 2 settimane, ma adesso andrete in tournée. Ho visto, ce ne sono tantissime tappe, non sono riuscito a contarle. Spiegateci un po' questo spettacolo. In realtà a un certo punto ci fermiamo perché abbiamo un po' da fare con la TV. Però questo, vuoi sapere di cosa parla? Parla dei 7 vizi napoletani. Mi sono immaginato questi vizi un poco ispirandomi ai vizi capitali, e però ho creato dei neologismi, dei nuovi vocaboli per descrivere, diciamo, il carattere di noi napoletani e dove poi c'è il vizio, tipo la cazzimba, penso la conoscete tutti, la bizzucaria pure, insomma, è una cosa che ci appartiene, la sfrantumazione, ma poi ce ne sono la maschimeschinità, la vittimismeria, l'ultimo non lo voglio nominare, insomma ci sono c'è da divertirsi e da riflettere su questo spettacolo. In realtà dopo il Totò siamo all'Endi, 22, 23, 24 di novembre, poi siamo a Salerno il 25 al Teatro delle Arti, poi saremo a Roma, Ostia dal 29 al 3 dicembre. E poi abbiamo altre cose, non mi ricordo, però tutto quanto. Vabbè, però eri molto preparato. Molto preparato perché... Massimiliano, di questi 7 vizi, a Massimiliano, in quale si rispecchia Massimiliano Gallo? Ragazzim! La bizzuccheria, non dice. Ragazzim! No. Ragazzim! Due parole di fratello, Mi piacerebbe rispecchiarmi qui. Devo essere più cattivo.
No, e lo spettacolo è andato molto bene, è piaciuto molto, e poi ci sono queste riflessioni di Maurizio e Giovanni, uno spettacolo che, in cui ci raccontiamo, cantiamo, è una riflessione che facciamo insieme al pubblico, invece di farla da soli. Una riflessione ad alta voce. Ad alta voce insieme al nostro pubblico, siamo contenti che il nostro pubblico ci segue. Anche quando cambiamo completamente il registro, quindi passiamo dalla farsa a uno spettacolo del genere, quindi siamo particolarmente contenti come sia andata al Totò, tutto pieno, con un grande calore di pubblico. Buonasera Maurizio De Giovanni. Adesso perderemo tutta l'audience. Ma assolutamente. Massimiliano, adesso proprio nessuno più rimarrà. Allora, abbiamo detto che questo spettacolo è impreziosito dalla presenza di Maurizio De Giovanni. Grazie, non abbiamo detto bene o no? È una menzogna, ovviamente, non è vero affatto. Ci sono i miei interventi, ma non impreziosiscono per niente. Quello impreziosisce è l'arte straordinaria di questi due grandi eredi della tradizione teatrale napoletana, che si collocano a pieno diritto nella linea disegnata dagli Scarpetta, dai Petito, dai De Filippo e dai Giuffrè. Sono gli eredi fantastici, poliedrici, assolutamente diciamo a 360 gradi, che vanno da un territorio all'altro. Dell'arte del palcoscenico, dalla canzone alla recitazione all'improvvisazione, tutte grandi caratteristiche. Dalla penna al microfono, che differenza c'è? No, loro sono pazzi e mi hanno inserito in questa cosa senza assolutamente che ci sia. Senza ritegno. Sì, senza vergogna, senza alcun motivo peraltro artistico. Io gli faccio compagnia, sono contentissimo, mi diverto da morire ovviamente. Non devo fare niente se non leggere le cose che ho scritto, quindi non canto, non ballo, non recito, ma mi limito a leggere le cose che ho scritto. Il ruolo di Marco Palmieri in questo spettacolo qual è? Allora, in questo spettacolo, nella prima parte, nel primo atto, con loro due facciamo questi due sketch, e sono tutti e due tratti da due commedie scritte da Gianfranco, due sketch molto divertenti, molto esilaranti, insomma, per far tanto sorridere il pubblico. Mentre nella seconda parte, in uno dei vizi, io mi esibisco con un monologo sempre scritto da Gianfranco Gallo, per questa volta non per far sorridere, ma per far riflettere il pubblico. E devo dire la verità, innanzitutto è una grande emozione stare con loro in scena, ma la cosa bella è che io questo monologo lo sento così mio e lo sento in un modo così forte che tutte le sere io, durante il secondo atto di questo spettacolo, sono il primo ad emozionarmi. Bentornati a Non Solo Calcio, siamo qui con la bellissima attrice Martina Liberti, il nostro carissimo amico Marco Palmieri e il mio cervello che va via, no, allora, e Salvatore Gison. Marco, tranquillamente in questo salottino noi siamo liberi. Puoi tranquillamente, come fanno tutti, insultare il dottore perché si veste male. Lo puoi tu che sei uno che segue la moda, diglielo tranquillamente che io sto vestito bene, lui che ha un problema di miopia, una volta la faccia, lui non si vuole, ma la faccia parla, dottor, la faccia parla. Ubi per maior minor cessa. Facciamo le domande, dottor, veramente così. Allora, facciamo le domande. Domanda super cattiva a Marco che faceva allora un po' complicata, però facile nello spiegarsi. Prima l'attore era seguito un po' misticamente, misteriosamente dai fan. Oggi con i social, la tecnologia, un po' l'artista è spinto sempre a dimostrare, a far vedere al fan dov'è, cosa fa, perché se no non tira. Tu come la vedi a 10 anni o a 15 anni? Quale può essere il ruolo dell'attore e dei fan? Ti metti i cuffi per questa domanda, perché è veramente complicatissimo. Allora, i social sono molto importanti dal punto di vista pubblicitario di un personaggio che fa questo lavoro, però io li uso, sì, condivido le cose che faccio, dico dove sto, ma lo faccio per abitudine.
Forse sì, per abitudine, perché io ho un rapporto molto diretto con i miei fan, ed è per questo che c'è tanta gente che mi segue, forse, perché c'è questo, proprio c'è questo bel rapporto. Io, per esempio, invito la signora a teatro, ma non è che la invito, le mando un messaggio, no, io vado proprio a casa, mi capisco il caffè e dico ti aspetto in teatro. Quindi fai quello e quello, cioè utilizzi i social, che è il buon vecchio metodo. E invece il rapporto di Martina Liberti con i social? Grazie. No, io sono molto incuriosita dai Sei media, schiava dei come social, assolutamente no. li Ho usi? anche un master insomma, social media, proprio per cercare di capire bene, ma mi sono, forse proprio perché l'ho studiato, mi sono distaccata. Non amo particolarmente dire, insomma, tanto, troppo quello che faccio, il giusto. Credo che sia un mezzo importante, ma bisogna utilizzarlo anche con parsimonia, perché da un lato sì, è bene far sapere cosa si fa, dove si... Mi è capitato anche purtroppo di avere delle persone un po' moleste Un po' sui di social, stalkeraggio. sì, e allora usarli, ma fino a un certo punto. E beh, invece, allora io ti dico, la domanda la faccio a entrambi. Oggi si va verso sempre più i social, a volte si va anche a sminuire il lavoro dell'attore a teatro, in televisione. Infatti, oggi è complicatissimo portare la gente a teatro, proprio perché stanno nascendo questi fenomeni tipo le web series, i youtuber. 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti. Secondo voi questa cosa ucciderà il teatro o poi alla fine il teatro, quello vero, quello fatto bene, vincerà? Prego. Prima io, grazie. Ma il teatro, vedi da quanti secoli, quanti millenni, cioè esiste da Però questo è sempre, un è nato con fenomeno. l'uomo, è un fenomeno nuovo, ma Secondo me preoccupante. è preoccupante, ma fino a un certo punto anche questo, perché come poi si vede, purtroppo nel momento in cui insomma, gli YouTubers comunque utilizzano altri mezzi di comunicazione che non sia il web, non vengono seguiti, non hanno il seguito che hanno sul web. Eh beh, però ti dico, allora io non ti parlo in generale perché dico, sono alcuni che fanno web series sono fatti No, sono veramente in fatte maniera benissimo. meravigliosa. Io ti Assolutamente parlo, sì. ecco, di questi fenomeni tipo questi YouTuber che la mia somma meraviglia è stata quella che questi signori fanno le serate nei centri commerciali. Io mi trovai in un centro commerciale dove c'erano milioni di gente. Giuro che ero convinto che ci fosse qualche cantante famoso e mi dissero, no, quello c'è, cioè, non mi ricordo manco il nome. Sì, e chi è? Se no, quello è un youtuber. Sì, ma veramente state facendo? Ma guarda, mi è capitato di lavorare con i The Jagal. Loro, vabbè, hanno È un'agenzia di un'altra cosa. comunicazione fantastica, però No, è ma loro. fenomeno comunque web, È fenomeno web, ok? però loro fanno le cose fatte per bene. Assolutamente Attenzione. sì, Proprio, sono cioè. professionisti e sono bravissimi, sono una macchina. Cioè, le cose sono fatte. Sembrano dei mini film. È un'altra cosa. No, al di là di questo ti dico, per il fenomeno social, il fenomeno web, effettivamente anche sì, dopo il film che hanno fatto, ma già precedentemente, quando vengono riconosciuti per strada, Loro cioè sono fenomeno è assoluto. una cosa Ma loro, ora allucinante. ci sono loro e anche quelli di Casa Surace, Sì, che pure sono Casasurace, forti. Però certo. quelle sono cose fatte bene. Cioè, io non Tu ti dico quelle. riferisci al web, insomma, un po' più casalingo, un po' Esatto, più... sì, quelle cose che vedere milioni di Ma visualizzazioni. poi o esce veramente poi il fenomeno e quindi viene risucchiato, che sia o in televisione o al cinema o a teatro stesso, oppure poi alla fine muoiono, secondo Marco, ma tu me. sogni di fare lo youtuber? Cioè, Assolutamente tu vieni a no. casa con una telecamera tu e dici, No, amici, sono a casa mia. assolutamente. Sono d'accordo con quello che diceva Martina. Molti di questi personaggi, secondo me, poi con il passare del tempo lasciano il tempo che trovano. Dici? E allora noi ora facciamo due rubrichette che noi ci siamo inventate qui a Non Solo Calcio. Una si parla proprio di calcio, che noi non siamo non solo calcio, ma anche un poco Non solo poco, calcio. un poco poco. Ora vedete che sta passando il ciucciariello, perché la rubrica si chiama Forza Napoli. Chiaro sto Ma tu succiariellino non lo vedi, vecchio. ma c'è in sovraimpressione, è Ciuccio che vola, tu non lo vedi, non lo Ci sei devi seduto vicino? Ah, lo stavo. Sta a fianco a te. No, sta a fianco a te. E allora, noi no. Parliamo di calcio. Quanto siete tifosi del Napoli?
Allora, partiamo dal fatto che io ho un problema con il calcio. Cioè, no, mi piace sapere che cosa fa il Napoli, comunque la mia squadra del cuore è il Napoli. Però così disinteressata. Cioè, non sono di quelle che devo correre a casa a vedere la partita, se no mi strappi i capelli. Sono una napoletana un po' atipica in questo. Vabbè, ci sta. Purtroppo è così, mi dispiace per la rubrica. Allora invece il tuo sport del cuore qual è, se c'è? È la pallavolo. Ma va bene. Più Marco, farla invece, che vedere. Il tuo rapporto col calcio? Non esiste. Più il calcio produttore della farmacia, più con quello di un rapporto. Non ci sta proprio. È uno sport? È uno sport. No, il tuo rapporto con lo sport, cioè uno sport, non è il calcio, uno sport che ti piace? Forse il nuoto, ma aspettavi il boccio per completo, voglio dire, tipo la corsa di tappa, perché dottore, boccio e corsa di tappa è preparatissimo, dottore. No. E allora, Martino, la palla a volo. Sta appiccicata proprio con calcio. Cioè non vabbè, ma non è un problema. Ti faccio la domanda sul nuoto dopo, se vuoi. Palla a volo. Vabbè, ma gliela faccio io una domanda che è legata al calcio, ma non propriamente alla passione. Molta gente preferisce guardare le partite di calcio rispetto di guardare una bella commedia. Come mai, secondo te? Non inveire. Vabbè, ma perché comunque è uno sport nazional popolare importante, voglio dire, ci sono i tifosi proprio per questo. Però i teatri a volte fanno il vuoto quando ci sono le partite importanti. Vabbè, ma dipende, perché secondo me prendono due tipologie di platee. No, Marco, quando c'è stato attualmente un Napoli, proprio cioè i meglio spettacolo annullato proprio. Ma guarda, proprio meglio spettacolo annullato. Io sono il primo quando non vado proprio in Coppa Palcri, ma non manca mamma e papà per aspettarsi sto Napoli in televisione. Io lavoravo dietro le quinte, con le cuffiette alle orecchie. I miei colleghi fanno questo, io no, sempre perché non mi interessa. Ho lavorato in teatro mentre ci stavano delle partite, però il pubblico si stava in teatro, quindi io vi confesso una cosa. Che ben venga. L'estate scorsa, Napoli-Milan, seconda giornata di campionato, io c'avevo spettacolo a Loano, provincia di Savona, figurate quando se ne potevano burtare Napoli-Milan. Io ero nei camerini, il Napoli vinceva 2-0, quindi io ero tranquillo. Al momento che io dovevo uscire, pareggio Milan 2-2, il presentatore viene da me e fa: tocca a te. Io dico: piglia tempo, fino a che non segno Napoli non esca in tuo camerino. 3-2 per il Napoli, dissi, mi puoi ora chiamare. E adesso noi mandiamo la pubblicità, perché ci prepariamo a un momento clou. C'è il nostro sponsor Carputo Vini, che ci fornisce un vino buonissimo. Facciamo il momento del vino, poi vi dico il nome, vi facciamo bere il vino. Assaggiamo. E vi facciamo quelle domande, non mi ricordo mai come si dice cazzimma in italiano. Non c'è. Quindi noi ci vediamo tra poco, noi prepariamo il vino. A tra poco. Thank you.
sheets smell like you. Every day discover something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bentornati amici di Non Solo Calcio, con me sempre Marco Palmieri, Martina Liberti e il dottor Vincenzo Sollo. Ora Marco, dopo il ciucciarillo che vola, Martina, tu li vedi ora i calici che stanno brindando con la scritta In Vino Veritas. Già bevuto. Io vi grazie. Vi pongo i calici col vino di Carputo. Noi come duopo e come tradizione brindiamo. Ci alziamo, brindiamo, brindiamo a Marco Palmieri, alla sua carriera, a Martina Liberti, a Dottor Sollo e a Non Solo Calcio, non solo sempre, calcio. Bevete. Ecco qua, ci accomodiamo ed ora vi facciamo quelle domandine simpatiche. Dottore, comincia tu, Un po' nel personale. Scegliti la vittima, dottore, scegliti la vittima. Voi dovete essere sinceri, questa è la regola. Allora, visto prima, prima ho messo un po', diciamo, alle strette Marco, adesso metto un po' alle strette Martina, chiedendole un'ossessione che hai, non compulsiva, quindi non da psichiatra o psicoterapeuta, che però ogni volta che magari vai in scena o che magari... sei a casa e fai sempre quella cosa perché altrimenti non dormi. Allora, un'ossessione che riguarda il mio lavoro, in particolar modo a teatro. Io ogni volta, prima di andare in scena, anche se lo spettacolo lo so a memoria, ho fatto repliche su repliche, in camerino, quel quarto d'ora prima, io mi devo rileggere tutto il copione, ma tutto, cioè anche le battute degli altri. Infatti in uno spettacolo che feci proprio con Gianfranco e Massimiliano Gallo, c'era Massimiliano che mi sfottiva la mattina alla sera, questa cosa, ma è possibile, ma tu sei a memoria sto cosa? No, è una cosa, una fissazione proprio che ho. La donna combo. La donna combo, sì, infatti poi sono le battute degli altri a memoria, perché poi ho furia di leggermelo sempre. E invece qual è, Martina, lo spettacolo che tu hai, diciamo il film che tu hai visto, dove hai pensato, mai secondo me io in quella parte... ci stava meglio, la faceva meglio. Allora no, meglio bene, beviamo. Ti dico sinceramente, onestamente, no, senza fare il nome dell'attrice, no, non perché l'attrice non sia stata brava, perché tu ti sentivi più di vestire quei panni. No, ma io non penso mai, non parto mai dal presupposto io ci sarei stata meglio, avrei fatto meglio di quella. Allora, quale ti sarebbe piaciuto fare? Che avrei voluto tanto interpretare, ma vabbè, era un'altra epoca, non esistevo proprio, perché ammiro tantissimo lei, ma il personaggio mi fa proprio morire, mi sono letta tutti i libri, tutte le... Via col vento. È un polpettone proprio che... ma io, dopo che polpettoni, ma premevo dopo che Hitler erodiate, cioè tu si portate proprio per palla, proprio si portate proprio, vabbè, voglio dire. Però Rossello Ara, cioè non cioè, è Rossello una palla, Ara, via col vento, per amor di Dio. Domani è un altro giorno, per amor di Dio. Una gran bella storia. E invece Marco Palmieri, si è mai pentito di aver detto sì, aver accettato un lavoro a teatro in televisione? Ma chi me l'ha fatta fa? Non ti chiediamo i nomi, niente, volevamo compromettere. Cioè sì, quando ho fatto quella cosa, puoi anche essere vago, quando nell'anno mi sono trovato a fare... No, non... Ma io non ti credo, perché non ti... Che dipende da non ti credo. Non lo so, ma sono sincero, perché penso che... Cioè io quando faccio le cose, qualsiasi cosa, anche nella vita privata, ci deve essere sempre un... ci sono sempre delle motivazioni. Quindi quando ho accettato qualche spettacolo è perché c'era qualcosa che mi incuriosiva, insomma qualcosa che mi piaceva, altrimenti me ne stavo a casa. E allora con chi invece ti piacerebbe lavorare? A parte con me, voglio dire, sono di parte, con chi ti piacerebbe lavorare? Mi piacerebbe fare uno spettacolo con... Vai anche su grande, con chi sa bene, sì, morto, voglio dire. Mi piacerebbe lavorare con Carlo Bucci Rosso. Può capitare, però, non è che non può capitare. Vincenzo Salemme. Eppure può capitare.
Insomma, ci sono delle Vincenzo e Carlo. Vincenzo e Carlo, avete un attore qui bravo, bravissimo, ve lo sponsorizzo io, che si propone. Mo tu amici un ruolo, il ragazzo è bravo, molto versatile. Vorimmo che pudimmo fa. Marco, quando hai capito di voler recitare? A 9 anni. Perché la mattina, quando mamma mi svegliava per andare a scuola, diciamo che mi alzavo proprio, a volte proprio 10 minuti prima di dover entrare. Poi un giorno l'insegnante di italiano, la maestra Fernanda, mi ricordo ancora il suo nome, che salutiamo a questo punto, salutiamo, ringraziamo, sì, perché l'ho incontrata poco tempo fa per strada, e ci propose di fare questo spettacolo per, come saggio per la fine dell'anno. Avevo 9 anni e il giorno della recita fu l'unico giorno che agli 7 stavo fuori a scuola. Quindi la scuola serve anche a qualcosa, no, scherziamo, serve a tante cose, però anche ad aprire altre vie. Sì. E quindi a Martina io chiederei, è stata nominata come migliore attrice per una breve vacanza nel Social World Festival, come si sente ad avere una nomination? Ma soprattutto a fare una breve vacanza. E soprattutto perché ero in nomination con Margherita Bui, cioè voglio dire che fantastico. Infatti poi ha vinto Margherita Bui, ovviamente. No, le aspettative non c'erano, perché con Margherita Bui che aspettative vuoi avere, voglio dire. È stato un lavoro al quale sono molto legata, ringrazio infatti Giovanni Meola, il regista, e soprattutto perché mi ha dato l'opportunità di lavorare con Giulio Scarpati, che è un grandissimo professionista, è una grande e bella persona. Ma l'ho vissuta bene, perché non stiamo poi parlando, comunque, con tutto il rispetto per il Social World Film Festival, saluto tanto Giuseppe Alessio Nuzzo, non è comunque, diciamo, l'Oscar, capito? Però è sempre una nomination. Una nomination, assolutamente sì, ma... Io poi sono una persona molto umile, non mi monto mai la testa, non pensavo, ecco, di poter arrivare comunque a vincere, per cui sono rimasta molto... Ah, certo, ma l'importante è fare ed emozionare, questo. Questo è il tuo bicchiere? Sì, devo bere ancora. Bevi, perché ti devo fare un'altra domanda io. Cattiva. Quindi è meglio che bevi. Cattiva. Sì. In un periodo che si parla di molestie sessuali... Sì. Quanto la tua bellezza ti ha aiutato o ti ha penalizzato in questo lavoro? Mi ha penalizzata tanto, ma non perché abbia subito molestie di chissà che genere, ma proprio per paura mi sono proprio frenata io, e ho sempre cercato di evitare qualsiasi situazione che soltanto io poi ho molto intuito e seguo molto l'istinto. Quindi fa parte delle donne questa cosa, diciamo. Oddio, ci sono quelle che forse ci marciano sopra e quelle che invece vivono ancora nel mondo delle favole, non lo so, cioè quanto capito sia vero o no. E nel momento in cui io subito eravo che c'era qualcosa che non andava, ho messo proprio le distanze, ma tanto. E quindi questa cosa mi ha penalizzata sicuramente, perché poi non ho dato proprio la possibilità e l'opportunità, e non mi sono data la possibilità e l'opportunità magari di poter lavorare, perché magari non era... Una molestia reale, magari era semplicemente un avance, esatto, un tentativo, esatto. E cosa ne pensa invece Marco Palmieri di tutta questa situazione? Non sono mai trovato in questa situazione e penso che mai mi troverò. No, però quindi... cosa ne pensi tu da addetto ai lavori? Cosa ne pensi da addetto ai lavori di tutto questo chiacchiericcio? Penso che a volte, secondo me, è inutile, soprattutto, cioè, tu soprattutto sei... perché ci sono delle attrici che, secondo me, insomma, per quello che ho sentito dalla televisione, ci sono delle attrici che, quando le cose andavano bene, ci stavano in certe situazioni. Poi, secondo me, cose sono cambiate, quindi... Voglio dire, dopo tanti anni, uscire fuori e dire 15 anni fa, 10 anni fa, ho subito questa cosa... Quindi... All'epoca...
per subirla, voglio dire, ci sei stata. Quindi voi siete, se non ci stavi, voi siete con quelli che dicono queste persone ora si stanno prendendo un momento di popolarità, oppure poverine, però perché alla fine non avevano il coraggio di dichiararlo, ma l'ha dichiarato una, si sono buttate tutti quanti indietro. Tu con quale delle tue tesi sposi? Non lo so. Martina? Io sono sempre dalla parte delle donne, però credo che sia sempre la possibilità di scegliere. E, come diceva Marco, nel momento in cui ti stava bene ci sei stata, poi è normale, si gioca su tante situazioni, su tante dinamiche interne, su ferite, su... che è sempre molto particolare, non si può mai giudicare e fare di tutto un'erba un fascio, però probabilmente si sono sentite, oddio, con insomma, sulla cresta dell'onda, hanno voluto, si sono sentite, come posso dire, no, aiutate, salvaguardate, ecco, in questo momento, però non lo so se è sempre utile denunciare la molestia, ma credo che vada denunciata nelle sedi opportune, a mio avviso, e quando hai poi la possibilità di farlo. Brava, no, no, Roppe di Sanna. Dimostrarlo. Allora, noi vi facciamo riflettere, è più opportuno farlo dopo 15 anni o subito? Nel frattempo andiamo in pubblicità, voi non cambiate canale, perché noi torniamo tra pochi, giuro, tra pochissimo. Poco poco. Poco poco. Shape of you.
Come promesso era poco poco, è stato poco poco, dottore. Pochissimo, pochissimo, sì, è stato pochissimo. Allora, ragazzi, io vi devo dire una cosa brutta. E noi siamo arrivati alla fine. Ma voi vi siete divertiti? È finito. Vi siete divertiti a stare qui con noi? Allora, noi possiamo anche ritornare. No, noi vi invitiamo un'altra volta. Noi qui è un salottino, noi siamo amici, facciamo una chiacchierata in amicizia. Infatti è molto, molto bello. Dottore, ci troviamo una cosa utile, facciamo fish spaghetti, la prossima volta per la vita, gli troviamo una funzione a quest'uomo, a parte vestirsi male. Tanto tu comunque il vino lo sai mescere, quindi come metro ci sei. Faccio spaghetti, tu mi il vino. Anche una bella tisana con dei biscottini. Ah, ecco, per la prossima volta, allora, come no? Allora, vestiamo da maggiordomo. Io ne chiudo con lo spaghetto, ma io ne chiudo delicato. Con lo spaghetto. Vabbè, facciamo quello e quello, allora. Allora, voi vi fate la tisana, io e Martina ci facciamo lo spaghetto, va bene, Martina? Allora, Marco, un saluto agli amici di Non Solo Calcio e dai un appuntamento agli amici di Non Solo Calcio. Agli amici di Non Solo Calcio, è stato un piacere essere qui, grazie ancora per l'invito. E allora, un appuntamento, al di là di tutti gli eventi che sto facendo con i vari comuni e le serate nei locali, faccio la tombola scostumata di questi tempi, insomma, anche due al giorno, fortunatamente, che la gente queste cose le vuole. Perché la tombola va o perché tu sei troppo scostumato? La tombola va, poi fatta in un certo modo rende, e quindi poi dopo Natale ritornerò al Teatro Totò con lo spettacolo Sconnessi Viaggiatori, con la regia di Gennaro Silvestro. Con Gennaro Silvestro, Ciro Esposito, Rosario Minervini e le Sex and Sud, Luisa e Floriana. Uno spettacolo divertentissimo, con tanti amici. Con tanti amici, ma soprattutto una storia da scoprire. Si ride, però poi c'è anche qualcos'altro, quindi vi invito a venire a teatro a vedere questo spettacolo. E poi tante altre cose. Poi diamo un appuntamento. La prossima volta. È una maturnale a Tisane. Martina, invece, tu saluta gli amici di Non Solo Calcio, dai un appuntamento. Allora, io vi ringrazio innanzitutto di avermi invitata. Sono stata molto bene tra voi, spero di tornare prossimamente. Grazie a te. E un saluto a tutti gli amici di Non Solo Calcio, con la speranza che, insomma, il Napoli possa fare cose belle. Si sta parando un attimo, come fatti prima, sta parando. Noi salutiamo chiaramente la padrona di casa, che oggi purtroppo non c'è, perché è stata chiamata agli impegni dall'Udinese Calcio, e quindi non c'è fra di noi, che è Barbara Carrere, la salutiamo caramente. Ciao Barbara, salutiamo di conoscerci. Salutiamo il dottor Sollo, anche perché Martina tu non sai che ti aspetta. Non è finita, ecco. Noi salutiamo, no, ma adesso... ahimè, o fortunata lei, passerà le grinfie del dottor Sollo, che le illustrerà tutti i trattamenti oggi di benessere, eccetera, eccetera. Ma prima di salutarci, dottore, devo fare una cosa molto importante. Perdonatemi, perché mi devo alzare, perché devo dare un appuntamento molto importante lunedì 18 dicembre al Teatro Cilea. L'associazione Massimo Borrelli Onlus farà lo spettacolo Voglio il Massimo Show, regaliamo un raggio di sole, lo spettacolo fatto dagli amici di Massimo, tantissimi comici di Made in Sud e soprattutto gli amici di Massimo. Il biglietto costa 12 euro e sarà devoluto interamente in beneficenza all'associazione Massimo Borrelli per la ricerca contro il tumore al pancreas. Quindi mi raccomando, lunedì 18, un appuntamento importante, 12 euro per regalare un sorriso e un raggio di sole a chi veramente ne ha bisogno. Non lasciamo il posto vuoto. Lasciamo il posto vuoto. Fondamentale. Noi ci vediamo la settimana prossima, siamo in onda tutti i venerdì su TLC, il martedì in replica su Campi Flegrei. Signori, da Salvatore Gisonna, dal dottor Sollo, Martina Liberti e Marco Palmieri. A presto. Ciao, un bacio. Ciao. Bentrovati qui a Non Solo Calcio, siamo con la nostra amica l'attrice Martina Liberti, benvenuta di nuovo. Grazie ancora. Stasera parliamo di come proteggere la gola e un'attrice è esposta sicuramente ad avere raucedine, mal di gola,
e deve cercare sicuramente di proteggerla. Vediamo se riesci a proteggerle bene la tua gola. Vediamo. Da, diciamo, le forme più comuni sono la raucedine, l'abbassamento di voce, la faringite, la laringite, che sicuramente hanno delle cause, diciamo, batteriche e o virali, però a volte anche i nostri comportamenti, le nostre abitudini possono andare, non aiutano, ad influenzare. A volte anche un semplice raffreddore. Io adesso sono raffreddata, vengo da un 4 giorni proprio terribili. Quindi sei proprio a tema, quindi vediamo se ti sei difesa bene, vediamo, ti sei comportata, vediamo, bene. Non credo. Diciamo, allora, innanzitutto, per proteggere le proprie corde vocali bisogna bere frequentemente, anche al lavoro. Bere di frequente per lubrificare le nostre corde vocali. Lo fai? Assolutamente sì, anche se lo faccio in generale proprio per l'organismo, perché so che comunque, certo, bere tanto idrata tutto, idrata, sì, sicuramente, però la corda vocale nel momento di massima tensione è un po' più secca, quindi durante il lavoro... Sì, se di continuo devo bere. Certo, certo. Umidificare l'ambiente in cui ci si trova, perché a volte un ambiente troppo secco può seccare, quindi vaporizzare con oli essenziali come l'eucaliptolo quanto al mentolo aiuta a rinforzare sia quelle che sono le nostre difese immunitarie, sia quello che l'ambiente che ci circonda. Guarda, questo non lo faccio, anzi lo prenderò come consiglio, userò il mentolo e l'eucaliptolo. L'eucaliptolo, okay, che sono comunque anche batteriostatici. Proteggere bocca, naso e gola dagli agenti atmosferici, quindi dal freddo e o dagli agenti irritanti, quali possono essere fumo, smog. Io sto sempre con sciarpe, sciarpine, anche ottimo, d'estate. È una cosa un po', insomma, tipica degli attori, che cercano sempre di proteggersi, perché basta anche un po' di umidità o di aver sudato. Sbalzo di temperatura, sì, sicuramente. Di temperatura. Quindi se stai risultando, diciamo, fra le più brave finora. Lavarsi spesso le mani. Lavarsi spesso le mani quando capita, cioè quando c'è la possibilità, sì, ho sempre in borsa la mucchina. Anche benissimo, se... perché proprio tramite le mani siamo noi che ci passiamo i batteri, quindi sì, le varie influenze. Altrove. Poi soprattutto noi stringiamo le mani come nostra, diciamo, forma di salute occidentale, stringiamo le mani, quindi è fra i maggiori... No, ma poi tocchiamo tutto. Bravo, vettori di influenza, stato, e batteri. Dei sensi maggiori. Quindi ci siamo. Al numero uno, la pianta dei cantanti, l'erisimo. Una pianta molto particolare da trovare, che però è utilizzata da millenni proprio per curare la gola. La conoscevi? No, io non sono una cantante, ahimè. E non la conoscevo. Ma come cantante, sicuramente, come una cantante, sicuramente l'attrice parla, sì, tanto, molto, grida molto e si è più soggetti quindi allo stress della corda vocale. Sì. Quindi se si vuole proprio utilizzare una pianta ad hoc proprio è la pianta, anzi l'erba delle attrici, a questo punto cancelliamo dei cantanti, la chiameremo così. Niente, la nostra Martina mi sa che è in forma, solo questi 3 giorni di raffreddore, ma ben poca cosa, lei c'ha il fisico e lo dimostra anche dai suoi atteggiamenti e dalle sue conoscenze delle piante in questo grazie, senso. Grazie, ti ringrazio. Quindi io ringrazio te di essere qui, spero di esserti stato utile in qualche maniera, con molto, qualche informazione. Ti aspettiamo presto, salutiamo i nostri amici in studio. È stato un piacere essere qui, mi raccomando, sempre in forma, con i prodotti naturali. In gamba, come si dice? In gamba, non lo in so, gamba, in no, gamba. No. Come dice il farmacista, un consiglio vale più di 1000 terapie. Più di quindi 1000 terapie. Ascoltate i consigli dei farmacisti. Ecco, grazie. Non si poteva chiudere in bellezza se non così. Buonasera e a presto.